stata approvata a salvo intese tecniche. E significa che ci sono ancora dettagli tecnici su cui ci possiamo soffermare. Nello stesso tempo però è stata deliberata, valutata, preceduta da tanti vertici, approvata anche da ministri di tutti, i ministri anche del Movimento 5 Stelle, quindi in questo momento l'abbiamo comunicata, i saldi complessivi l'abbiamo comunicata anche a Bruxelles, quindi allora non c'è da approvare una manovra. Ripeto, salvo intese, quindi vuol dire che verifiche e approfondimenti tecnici ci sono, possiamo farli e valuteremo. Presidente. Salvini ha detto che il governo ha le mani sporche di sangue, che grondano di sangue, come risponde sui migranti? Io rispetto sempre gli avversari, tant'è che Salvini si è sentito male qualche giorno fa, non ci sentivamo da tempo, gli ho mandato un messaggio, gli ho detto di recuperare subito. Gli ho detto che i suoi insulti già mi mancavano, però che non si dicano stupidaggini, perché su queste cose non si scherza. Speculazione politica di basso profilo su questi argomenti non sono accettabili, e dire che Salvini fa bene a stare zitto, perché quando abbiamo governato insieme chi si è preoccupato in Italia e in Europa di difendere su questo fronte e in Africa, in tutti i paesi dove sono stato, di difendere il buon nome dell'Italia, dove la propaganda politica ci stava facendo male, è stato il sottoscritto. Chiaro? Quindi su questo non si scherza. Chi ha parlato sempre di politica sull'immigrazione rigorosa, ferma, ma orientata come primo principio al rispetto, alla tutela della persona e dei diritti fondamentali anche dei migranti, è stato sottoscritto. Salvini da questo orecchio non ci sentiva. Presidente, la Boschi dice che il PD è il partito delle tasse. Ma guardate, questo è un governo che è orientato ad abbassare la pressione fiscale complessiva per tutte le categorie. Quindi se qualcuno pensa che noi siamo qui ad aumentare le tasse, si sta sbagliando. Non è compito di questo governo. Noi, tanto è vero, che abbiamo, ripeto, io addirittura sono stato il Presidente del Consiglio che ha abbassato, ha portato a 15% l'aliquota per le partite IVA sino a 65.000 euro. L'obiettivo di questo governo è continuare ad abbassare le tasse. Quest'anno abbiamo dedicato attenzione ai lavoratori dipendenti, il taglio del cuneo fiscale. Vogliamo continuare in prospettiva anche a guardare alle partite IVA, anche quelle al di sopra dei 65.000, però o si fa in chiacchiere o si prende in giro la popolazione italiana o si lavora con metodo. Per arrivare a questo dobbiamo creare nuove risorse. Il piano antievasione serve anche a questo, non penalizza nessuno, non criminalizza nessuno, tant'è vero che ancora di recente, se avrete visto, alcuni esponenti del mondo bancario hanno detto che sono disponibili ad abbassare quelle che sono le commissioni delle carte, la moneta elettronica. Io ho incontrato esponenti del mondo bancario, più volte gli esponenti vertici di Poste, vogliamo abbassare commissioni per favorire, incentivare l'utilizzo di moneta elettronica, senza criminalizzare chi usa il contante. Detto questo, da quel piano antievasione ci aspettiamo di recuperare i famosi 100 miliardi di cui ragionano tutte le statistiche più accreditate. Se riusciremo a far questo, noi daremo una svolta all'Italia. Per fare questo ovviamente ci dobbiamo lavorare. Quindi il piano antievasione non può essere smantellato. Io ho iniziato questa esperienza di governo, ho iniziato l'impegno in politica perché ho avuto piena fiducia nel Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle piena fiducia in me. Adesso abbiamo un contesto politico favorevole a realizzare un piano antievasione, che significa consentire l'emersione dell'economia sommersa senza penalizzare nessuno, perché chi ha il 15% può tranquillamente pagare le tasse, sono molto basse, giusto? Quindi non siamo contro nessuno, però questo piano non può essere toccato né smantellato. Perché io ho iniziato con un movimento che gridava onestà, onestà, e che continuerà ancora a gridare onestà. E tutte le altre forze politiche sono assolutamente e devono essere
in questa direzione dobbiamo essere univocamente orientati, dobbiamo fare squadra e chi non la pensa così è fuori dal governo. Grazie. Buone Umbria, Presidente. Per il governo? Allora, il voto in Umbria non può essere un test, con tutto il rispetto. Io sono vicinissimo alla popolazione umbra che ha anche sofferto molto, tant'è che stiamo lavorando per un decreto terremoto anche per loro, perché sapete che ho raccolto tante segnalazioni e sto cercando di riunire con le forze di governo, stiamo cercando di far confluire in un ulteriore provvedimento normativo quello che serve per accelerare le attività di ricostruzione. Quindi c'è la massima attenzione. Però con tutto il rispetto per la popolazione umbra, una popolazione che pari alla provincia di Lecce non può essere determinante per le sorti del governo. Però c'è molta attenzione, è un esperimento questo politico molto importante, io stesso ci credo molto, è chiaro però che è stato un esperimento che si è formato, come dire, è stato organizzato in poco tempo e non può essere in ogni caso un test per il governo. Va Presidente, bene? Lei ha incontrato il presidente, il candidato presidente Bianconi, questa sua visita è istituzionale o comunque ha fatto un po' di campagna? Questa visita è istituzionale, ma nel senso che voglio dire, fatevi anche un po' rilassare, avete visto quanta cioccolata ho mangiato, quindi istituzionale a metà strada, è un po' di divertimento, anche un po'. È anche un po' campagna elettorale. In che senso? Ha incontrato il candidato per presidente. Io ho fatto nessun comizio, non dico stupidate. Grazie. 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 Grazie.